Buongiorno, io sono la dottoressa Elena Rigato, lavoro qui presso il centro CUFRAD e oggi ho il piacere di parlare con il signor Rosario. Buongiorno signor Buongiorno. Rosario, lei è ospite qui da noi, Sì. da quanto tempo? È la seconda volta che sono qua, ero nel Sì. 2011 e adesso sono qua da 11 mesi. E per quale tipo di problema lei è qui da noi? Sostanza di cocaina, eroina e hashish. Lei ha usato queste sostanze per tanto tempo? Circa 20 anni, 20 20 anni, quindi lei ci sta dicendo che per 20 anni della sua vita lei ha utilizzato sostanze. anni. Sì. Verso che età quindi ha iniziato a usare Tra sostanze? i 18 e i 20. 18-20 anni. Come è iniziata la sua dipendenza da sostanze? In che modo? È iniziata già da adolescente perché io sono stato allontanato dal mio paese. Lei quindi dove è nato, mi scusi? E A Napoli. poi si è trasferito, quindi? Sì, mi sono dovuto trasferire per forza di cose per mio E dove papà si è che trasferito? a Fossano. Ah, e quindi questo cambiamento com'è stato? Per me è stato, diciamo, non tragico, ma abbastanza sofferente. Per quale motivo lei, a Napoli, dove lei è nato, immagino che lei avesse una serie di amicizie, dei Sì, familiari. avevo Quando è dei arrivato qui invece? parenti, zii, cugini, amici, ho dovuto lasciare tutto e sono dovuto venire qua perché ho un papà in carcere. Ho capito, ma la sua famiglia è venuta qui comunque con lei? Sì. Molti sono stati giù, qualche mio fratello e mia sorella, ma io sono stato il primo, mio papà che ero appena maggiorenne. Quindi, lei ci sta dicendo che con questo trasferimento lei ha iniziato a perdere tutta una serie di punti di riferimento del proprio Soprattutto ambiente. cioè lasciare una città come Napoli, venire in un paesino come Fossano per me è stata. Lei ha accennato però al fatto del papà, quindi c'è stata anche una mancanza all'interno della sua Sì, mio famiglia, papà non era cioè. presente perché era stato in carcere molto tempo. E quindi lei ci sta dicendo che si è trovato solo in un ambiente Sì. nuovo, senza punti di riferimento familiari, e lei è stato quello il periodo dove lei ha iniziato a usare Sì, ho sostanze. Che iniziato a sostanze ha fumare iniziato a usare? cannabis con amici nuovi perché non conoscendo, cioè, non sono dovuto accontentare quegli Quindi amici lì. lei ha iniziato a frequentare delle amicizie Sono amicizie un po' occasionali. occasionali e poi andando a ballare così mi sono iniziato a fumare Lei canna. andava a scuola? No, la scuola ho dovuto lasciare, ho dovuto smettere quella di Napoli, ma però non ho preso Quindi anche niente. l'elemento della mancanza di un ambiente scolastico, il fatto, immagino, di lavorare, quindi lei Sì. lavorava, che lavori faceva? Ma facevo lavori saltuari. Ah, ecco, quindi anche questo è un elemento di Sì, mancanza di punti non avevo di lavoro fisso. Mi arrangiavo un po' così, un po' colà. riferimento. Allora, in questa situazione che ci ha descritto, inizia a usare le Sì. sostanze, il fumo. Come prosegue la sua Prosegue per dipendenza? circa un anno e poi inizio a usare cocaina Può perché il raccontarci fumo qualche non mi bastava episodio? più. Ecco, ci può raccontare qualche episodio significativo di questo periodo dove lei si è portato a Mi usare sostanze più sentivo a disagio forti? per la mancanza del mio paese, nostalgia, malinconia, non c'avevo un papà, lo so, cioè, non riuscivo a stare bene con me stesso. Quindi lei ci sta descrivendo sentimenti di solitudine, di Sì, mi sentivo depressione che solo, l'accompagnavano. avevo dei vuoti dentro. Non riuscivo a riempirli, riempivo così. E Ecco, quindi la droga diventa la sua, direi, compagna, un suo diventata una compagna sostegno. per me, sì, per molto tempo. Lei appunto ci ha detto che per 20 anni Sì. lei utilizza sostanze. Che tipo di vita le conduceva quindi iniziando a usare sostanze, per usare Non cocaina? più una vita regolare, perché poi mi dovevo alzare al mattino solo per quello, cioè andavo a cercare i soldi per trovarmi la Quindi il sostanza. suo obiettivo della giornata diventa Sì, utilizzare sostanze. utilizzare, cioè solo ti alzi al mattino e ti crea un mondo un po' tutto tuo, no? Cioè ti alzi al mattino, devi cercarti i soldi, E ti devi come li cercava questi sbattere. soldi? E a volte li rimediavo, qualcuno mi aiutava, qualcun altro. Poi sono arrivato al momento che più usavo, perché la coca purtroppo è anche così, che Sì? ci vuole tanta. Più ne fai, più ne vuoi. Quindi più Quindi, utilizzava sostanza, più era e più c'era ovviamente c'era questa bisogno di necessità di denaro, quindi rimediare io denaro. alla fine ho cominciato a delinquere. Ecco, quindi la dipendenza, già lei un grosso problema, la porta in un nuovo problema Sì. molto grave, e cioè quello della La delinquenza. Ecco, delinquenza che mi ha portato poi anche in carcere. quindi Quindi si crea è questa. come un triangolo.
cioè in comunità, carcere, poi sono andato anche in comunità, quindi ho fatto carcere, sostanza, carcere, comunità. Ho capito, quindi, però lei ci dice che per tantissimi anni... Si è perso il pensiero anni e sono andato avanti così. C'è un episodio, ad esempio, della sua storia che le è rimasto particolarmente vivo nella memoria, di questo triangolo che lei ci ha descritto bene, cioè della dipendenza, dell'atto delinquenziale e carcere. C'è un episodio che ci vuole raccontare, che può descrivere un po' questi vent'anni, ce n'è uno in particolare che... Ce ne sono tanti, perché sono rimasto 4 volte in overdose e 3 volte ho collassato. Ho capito quello. Hai rischiato anche la vita di questa... Sì, ho rischiato la vita parecchie volte. Ho capito. E in questi 20 anni lei continua con questo meccanismo che lei ci ha descritto e lei non ha consapevolezza che c'è un problema? Non se ne no, ero giovane, quindi non sapevo le conseguenze, non mi rendevo conto delle conseguenze che poi cadevano. Quando è che si rende conto che ha bisogno di aiuto? Mi rendo conto quando poi sono andato in carcere, che prendevo metadone, farmaci. E io ho iniziato, perché poi l'età un po' andava avanti. Quindi immagino che torneremo intorno ai 40 anni. Sì, intorno ai 40 anni, con me stesso, pian piano, con l'aiuto dei servizi, che mi venivano a trovare in carcere, mi hanno aiutato a raggiungere la consapevolezza. Aiutare, perché io poi non mi lasciavo neanche aiutare, la verità. Ecco, quindi lei sta sottolineando un aspetto molto importante, e cioè che lei a un certo punto riesce a maturare la consapevolezza che c'è la necessità di richiedere, sì, un aiuto. L'aiuto che anche in passato le era stato offerto, lei non lo aveva, non si era lasciato aiutare, però a un certo punto lei finalmente nella sua vita raggiunge questa consapevolezza, sì, e si fa aiutare. Quindi lei prima ci ha accennato alla comunità. La comunità diventa un qualcosa che le viene offerto dei servizi, come sì, possibilità? Sì, sono venuti i miei servizi, mi sono venuti a trovare, mi hanno proposto di andare in comunità e io ho accettato, perché cioè in comunità non puoi essere come sei in carcere, perché in comunità, quindi, in carcere devi essere tutta un'altra persona, non puoi essere te stesso, perché in carcere è una vita, è un altro mondo. Quindi la comunità immagino essere stata scelta oltre che come alternativa al carcere, sì, ma lei ci sta dicendo, appunto, avendo maturato questa consapevolezza, lei ha maturato anche delle aspettative rispetto alla vita in comunità. Che aspettative aveva quindi quando lei è giunto qui da noi? Ma le mie aspettative sono quelle che ho sempre desiderato: la mia famiglia, far trovare un lavoro, star bene soprattutto con me stesso. Ecco, quindi innanzitutto lei è arrivato con la speranza di poter raggiungere un suo equilibrio, di poter arrivare in futuro ad un benessere interiore e quindi anche a riuscire a raggiungere degli obiettivi pratici. Tra le attività che le sono state proposte in comunità, attività terapeutiche, colloqui individuali, attività di gruppo, quali lei sente più congeniali alla sua persona, quali le stanno dando un maggior aiuto? Direi che sono quasi tutte servibili, perché ad esempio la varietà di strumenti, che ho a disposizione, ad esempio nei gruppi, io quando faccio il gruppo ascolto i miei compagni, il confronto con il prossimo, oltre al confronto ascolto un po' le loro storie e ne faccio mie, perché sono come le mie più o meno, mi rivedo in loro. E quindi il confronto con persone che hanno avuto problemi, sì, analoghi ai suoi, lei trova che sia un elemento importante. Sì, molto importante. Quindi il fatto di poter vivere con delle persone che condividere una serie di esperienze con queste persone, in particolare gruppi terapeutici, lo ritiene un elemento molto importante. Sì, poi nei colori individuali cercare di capire cos'è che non ha funzionato nella mia persona. Quindi le dinamiche che un po' abbiamo anche descritto, cioè il fatto, sì, dicevo appunto, della solitudine, la mancanza di punti, sì, di riferimento, la mancanza del papà, che mi hanno poi portato ad avere dei comportamenti, certo, che non dovevo avere, perché poi avendo la mancanza di mio papà io ho avuto delle mancanze. Certo, quindi tutte queste cose lei le sta elaborando nei colloqui individuali, sì, molto più profondità di come stiamo dicendo noi adesso, ovviamente. Anche con un po'
po' come stiamo facendo noi. Certo. È importante poter parlare, non tenersi mai le cose dentro. Quindi lei sta imparando l'importanza... Dare parola al proprio pensiero. E quindi lei sta imparando l'importanza del riuscire a far emergere con consapevolezza le proprie vissuti, le proprie emozioni, affinché queste emozioni e questi vissuti... sapere anche gestire l'impossibilità, che è una cosa importante, perché noi per la minima cosa a volte buttiamo tutta l'aria. E cominciando da capo. Quindi anche imparare uno stile di vita più appropriato, più consono, insomma, quelle che possono essere le possibilità reali che ognuno di noi ha nella vita. Quale messaggio lei vorrebbe lasciare a chi ci sta ascoltando? La sua esperienza è un'esperienza molto, molto importante. Lei ci ha detto appunto anche di questo fatto del cadere nella delinquenza, nel carcere. Lei ci ha parlato di 20 anni all'interno di una grande sofferenza. Cosa può dire, alla luce anche di quello che abbiamo detto, dell'importanza della vita comunitaria, dell'importanza di un'esperienza riabilitativa? Quale messaggio lei vuol lasciare sia ai giovani, sia alle persone che come lei sono state o sono appunto in una situazione di disagio, di dolore, di dipendenza? Cosa vorrebbe dire? Ma io vorrei dire alle persone che sono fuori di farsi aiutare dai servizi, soprattutto anche dei genitori che non si lasciano tenersi le cose dentro, perché le cose dentro non servono a nulla, bisogna esternarle. Far emergere un dolore, far emergere un disagio. Sì, far emergere tutti i disagi che si provano, perché se no portandole dentro col tempo poi si rischia di stare male e si finisce magari o nella sostanza o anche nell'alcol. Quindi io il messaggio che posso dare è questo qua, farsi aiutare dai servizi, se magari si è già immischiati nella sostanza o nell'alcol, ti porteranno poi ad appartenere in comunità come questa. I luoghi dove vengono fatti una serie di strumenti che abbiamo descritto al fine di portare la persona fuori da questo disagio, da questa sofferenza e riuscire a appunto come dicevamo, che è il suo obiettivo, quello di raggiungere un equilibrio e una vita sana. Sì, è una vita sana perché sono 46 anni che ho purtroppo e ne ho accumulati tante e non riesco più a andare avanti così, io ho bisogno di guarire. Lei ha bisogno appunto di trovare... Si sta male fare una vita così. Io, signor Rosario, la ringrazio molto per il suo intervento, per la sua averci raccontato la sua esperienza, che è molto, molto importante. Grazie, buongiorno.